Sesso e gabbia, non siamo troppo diversi come sesso e gabbia. È tutta la notte che canto qua. Non mi sembra ancora vero. Non mi sembra ancora vero, eh? Ma è vero! È vero! Va fa mocca mamma, è vero! È vero, è come se è vero, eh? Scusate, ma stamattina si gode di più perché sì, mi sono calmato, ma anche no. Ma anche no, diciamo anche no. E ore 5 del mattino, lo sapete, la mia sveglia, siamo alle 8:20. Avrò dormito 2 ore, avrò veramente, non me lo ricordo neanche, avrò dormito veramente 1 ora e mezza. Oh, e mi sono potuto riguardare non tutta la partita perché non avevo tutto sto tempo, francamente. Però ho visto degli highlights, ragazzi, e devo dire che gli abbiamo rotto il culo, ragazzi, gli abbiamo deflorato la gli abbiamo fatto perdere la verginità anale, si può dire? Oh raga, è la verità, oggi non possono dire niente loro, non possiamo dire nemmeno niente noi, perché comunque dopo 6 derby persi, la regge dei grandi numeri. Io aspetto sempre il rimborso, da voi giocatori del Milan mi aspetto il vostro rimborso, perché veramente era tutto scritto, dovevamo perdere questo derby, allora io bam, come un testa di minchia, adesso lo posso dire, come un testa di minchia, bam, ci butto dentro 500 euro e non sto dicendo una minchiata, non ce l'ho qua, domani ve la farò vedere, magari non ci credete. E la verità, mi sono giocato 500 euro sull'uno dell'Inter e sull'uno dell'Atalanta, voi adesso in questo momento avete detto bravo coglione, e me lo dico anch'io, raga, me lo dico anch'io, però era tutto scritto, ho detto, oh, se dobbiamo perdere sto derby, perlomeno provo a perdermi i soldi. Ma ragazzi, ve lo posso assicurare, quello che avrei vinto non vale il godimento che ho questa mattina, non vale il godimento che io provo questa mattina, non lo vale. Cioè, puoi vedere l'Inter battuta da Fonseca, quasi esonerato, gabbia, sesso e gabbia, sesso e gabbia, sesso e gabbia, sesso e gabbia, Emerson Royal, poi Chukwueze quando entra dalla panchina, ma ieri, ragazzi, posso dire, adesso a parte gli scherzi, mi raccomando l'iscrizione al canale, e qua se, veramente, se tu pensi veramente che io sia un per quello che ho combinato e per quello che provi in questo momento, che dovrei essere depresso, ma come faccio a essere depresso? Like al video e iscrizione. Non sono ancora lucido, ragazzi, la lucidità non l'ho ancora riacquisita. Allora, io ieri devo dire una roba, no? Ho visto un atteggiamento giusto di tutti. Abbiamo giocato in 10, ancora una volta abbiamo giocato in 10, perché quello lì adesso sta diventando il male del Milan. Sta diventando il male del Milan, ma da quanto si dice questo? Che questo qua è il male del Milan? Mi devo anche soffiare il naso, ma non c'ho fazzoletto in questo momento. E quello è il male del Milan, e noi giochiamo costantemente in 10 con quello lì. Ragazzi, è la verità. Purtroppo è la verità. Perché ieri ho visto Emerson Royal discreto, anche se il gol viene da col... cioè non puoi fare quella cacata lì, cioè lì perché esci Emerson Royal? Non ha sbagliato lui, ma poi per il resto devo dire che ha fatto la sua onestissima partita. Maignan un paio di volte devo dire che le castagne dal fuoco ce l'ha tolta, ha fatto quella parata lì che mi ha fatto gasare, preparatevi che questo sarà un video lunghissimo, perché tutto quello che ho detto ieri lo devo dire oggi. Ho visto un Tomori attento, ho visto Gabbia, non lo so, versione Batman. Oh, sembrava Batman ieri. Se voi li mettete la cosa con le corna e la mascherina, Gabbia sembra Batman. Sembrava Batman ieri sera. E Teo Hernandez ha rimesso la museruola a quello che pensava di potergliela mettere. Vabbè, Teo è praticamente, ieri era il padre di Di Marco. Anzi, io ieri nel gruppo del Fanta ho detto che Di Marco è il figlio che Teo Hernandez non ha mai riconosciuto. Perché quelli che dicono che Di Marco è superiore a Teo Hernandez, ragazzi, ma andate veramente alle serali, dovete andare alle serali dell'alberghiero, manco di ragioneria, dell'alberghiero dovete andare. Sono due giocatori su due trampolini diversi. Teo Hernandez si lancia da 10 metri, Di Marco si lancia da 5 massimo, da 5 metri, per il resto no, anche se ieri ha fatto un bel gol. Centrocampo, Fofana, finalmente ottima partita. Ieri ho visto anche dargli migliore in campo dopo a Reinders, ragazzi. Reinders è un giocatore totale, è un giocatore fenomenale, è un giocatore fortissimo, è un campione. Vi ho sempre raccontato che Reinders è
potenzialmente il top centrocampista di questo campionato e ne sono convintissimo ancora oggi. Ancora oggi sono convintissimo che Reinders potrebbe veramente essere il numero uno di questo campionato per il suo ruolo. Perché è un giocatore che lo trovi dappertutto. Cioè, lui non è mediano, può farti il mediano benissimo. Perché? Perché prima di tutto dei piedi ha questo. Io, ragazzi, se in questo momento non mi soffio il naso, rischio veramente di fare brutte figure e non ho voglia. Soprattutto in questo video. Insomma, adesso lo troviamo. Aspetta. Poi, soprattutto per la testa, Tijani Reinders è un passo avanti a tutti. Scusate, brutta, però. Perché se no devo ricominciare il video, non c'ho voglia. Ok. Quindi, soprattutto dei piedi, ha questa qua in più di tutti. E Reinders è un giocatore veramente, ragazzi, fenomenale. Partiamo prima vabbè, Leao, non, Leao per me voto 2. È un atteggiamento che io proprio non lo sopporto più da tempo. Abbiamo giocato in 10. Per me Leao deve essere venduto alla prima offerta. Alla prima offerta utile, anzi qua devo fare così perché tanto ce ne abbiamo di tempo qua. Alla prima offerta utile Leao deve andare via dal Milan perché questo qua non fa il bene del Milan. Io ieri ho visto un atteggiamento, ho visto al fischio finale, ragazzi, Abraham era un forsennato. Questo è arrivato qua da un mese, ragazzi. Questo è arrivato qua da un mese. Guardate l'esultanza che fa Abraham quando l'arbitro fischia la partita e guardate cioè, anche Leao è esultato, però Leao è qua da 5 anni, oh. Leao è qua dentro da 5 anni. Quella è da 2 mesi, neanche 2 mesi, ha 1 mese che è qua Abram. Guardate la differenza. Cioè, ragazzi, Abram è da alzarsi in piedi e farsi, fargli una standing ovation. Quindi Leao per me, fuori dal Milan, è il male del Milan. Poi arriviamo all'altro giocatore fenomenale, ragazzi, Pulisic. Io quando guardo Pulisic lo guardo così. Perché dico quanto cazzo sei forte. Mamma mia, ha fatto quel gol lì, veramente. E chi è che ha fatto quel un gol simile? Mi verrebbe da ricordare un attimo Ronaldo col Barcellona, appena appena, per come ha tirato, perché poi lì fece una finta, ve lo ricordate, il gol di Ronaldo Fenomeno che parte da centrocampo, ma non è uguale, non sto paragonando minimamente, Ronaldo rimane secondo me il giocatore più forte della storia del calcio. Però ragazzi, Pulisic, che uomo, cioè che uomo, e poi c'ha la personalità di andare a fare così, sotto a quei vermi che gli lanciano di tutto, a fargli così, a fare così, a salire, ma un pazzo! Un pazzo furioso è Pulisic, un pazzo furioso. Poi sta a fa scuola guida, non ti preoccupare. Vai, vai pure, ciao, ciao, scuola guida con la moto. Vabbè, Pulisic lo amo. Pulisic io lo amo, lo adoro. Gli darei la fascia da capitano io. O lui o Gabbia. Poi, gli attaccanti, Alvaro Morata si è sbattuto tantissimo. Alvaro Morata, la scena che quando gli ha tirato la gomitata, mi pare a Calhanoglu, e quello rimane per terra e lui fa così, proprio lo manda a fare. Quella è l'immagine del derby, secondo me. È l'immagine del derby. Tra l'altro, qua lo volevo cantare insieme a voi. Non lo continuo perché già ieri ne ho dette troppe. Però, Calhanoglu! E continuatelo voi. Tutto quanto per bene. Qua si può fare di tutto. Adesso, mentre guardate sto video, dovete finire la frase voi. Calhanoglu! Calhanoglu! Ok, mentre girava il kebab, sua moglie faceva i. Tutto il mondo lo sa, c'hai la moglie! Ok, a posto. Ma visto che posta, 2 stelle a 1, toh, tutte quante super lano. Brutto bastardo. Stavo dicendo, Morata quando è per terra, Calhanoglu lo manda a fare in culo, è proprio l'immagine del derby. Spettacolare, Morata. Anche lui un atteggiamento veramente un cane. È un cane rabbioso Morata. Poi lo abbiamo preso per fare gol, però le palle non gli sono arrivate. Io ho visto la palla invece arrivare a quell'altra ad Abraham, che da lì, ragazzo mio, va bene tutto. L'atteggiamento per me sei già una scommessa vinta, anche se poi comunque sei in prestito, quindi dovremmo lottare. Sei l'attaccante che ci serviva, però quei gol là li devi fare, fratello mio caro. Mi dispiace, ma tu quei gol lì li devi assolutamente buttare dentro perché non puoi mangiarti un gol del genere. Non puoi mangiarti un gol del genere. E poi ieri il gol di Leao sbagliato. Abraham, il Rocafort sul 3-1. Io ho visto quel. Io non me lo ricordavo perché non l'avevo visto in diretta. Io il derby non l'ho guardato. L'ho guardato dopo. Ma quando ho visto il gol sbagliato da Okafor. Ma ragazzi, ma io penso di non aver mai inveito così tanto contro un giocatore. Ma neanche contro Leao. Cioè, un gol così, no. Cioè, quelli non puoi sbagliarli. Assolutamente. Cioè, questi gli dà l'appoggino come per dire: oh, chiudi sta partita. Era già il 96esimo. Chiudi sta partita. Oh, hai riuscito a mandarla alta.
è riuscito a mandarla alta. Che metti caso gli dava un'azione in più, e metti caso che aveva, che poi pareggiassero, cioè io veramente venivo dove abiti tu, mi sembra Gallarate, ti entravi in casa di notte, ma veramente di notte, ti facevo passare 5 minuti brutti, ti facevo passare. Incredibile. Anche Okafor e Chukwueze sono entrati comunque tutto sommato bene. Io adesso devo dire due robe, soprattutto al mister, perché il problema non è che si risolve, però avendo vinto un derby dopo 6 di fila che ne perdavamo, come l'hai vinto, ovvero prendendo a pesci, a pizza in faccia Simone Inzaghi, allora, adesso vamola a sostituire, adesso vamola a esonerare uno che ti ha vinto un derby così come l'ha vinto ieri dominando. È impossibile, perché o lo cambiavi prima o adesso, visto che è successo questo, non lo puoi cambiare. Quindi, dalla vittoria di ieri, voi adesso vi guardate tutti i cazzo di giorni che è entrata a Milanello. Tutti i cazzo di giorni che è entrata a Milanello, voi vi guardate in faccia e dovete capire che siete una cazzo di squadra forte. Tutti, tutti. Perché adesso non serve vincere il derby e poi andare a pareggiare venerdì con Lecce. Non serve a niente. Non serve a niente. Mettetevi in testa che voi dentro questo campionato potete battere chiunque, perdere anche contro chiunque, se non si hanno i giusti. Ma con gli atteggiamenti di ieri e come abbiamo giocato ieri, possiamo battere tutti in questo campionato. Tutti, l'abbiamo dimostrato, abbiamo battuto i più forti, perché loro restano i più forti. Quindi, da questo, da questa partita qua si può ricostruire una stagione. Se non si ricostruisce nemmeno con lo scossone che ti dà ieri il derby, cioè allora è inutile. Se adesso vai a pareggiare contro il Lecce, si ritorna ancora Fonseca esonerato. Quindi adesso tu la settimana prossima gli batti 3-0 il Lecce. E poi piano piano iniziamo. Poi piano piano iniziamo. Oh, alla fine abbiamo gli stessi punti, eh. Abbiamo gli stessi punti delle merdacce. Quindi, loro sono la squadra più forte d'Europa, perché io li ho sentiti. Cioè, in questo momento, secondo me, in Europa ci sono tre squadre che sono ingiocabili, ma tra di tre queste non ci sono loro. Perché loro dicono, vogliono fare il turnover per pensare alla Champions. Ma quando la vinci la Champions? Vabbè, il City hanno dimostrato che possono anche non perdere contro il City, ma se ti becchi il Real Madrid o il Bayern Monaco, soprattutto il Bayern Monaco di adesso, ragazzo mio, tu puoi fare tutto il turnover che vuoi, la Champions non la vinci lo stesso. Quindi ieri scuse, loro ne ho visti pochi trovare scuse. Li ho visti veramente con le orecchie basse, li ho visti col culo bello riscaldato a furia di sculacciate. E io veramente sono contento per Fonseca, ecco, perché nella conferenza stampa il giorno prima mi ha fatto veramente pena. A me continua a fare pena quando parla con l'uomo, perché non si sa spiegare, non si sa spiegare. Anche ieri, io ho guardato le dichiarazioni ieri, cioè tu, dopo che hai vinto un derby del genere, tu dovresti andare a toglierti qualche sassolino davanti ai microfoni. Dovresti farlo, potresti farlo, e non lo fai. Non lo fai. E no, è la merito dei giocatori. Abbiamo giocato meglio, mejor delle avversarie. No, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa delle prime quattro partite col derby che hai vinto ieri. Ieri dovevi essere cazzuto in conferenza stampa, dovevi mostrare i denti, qualora tu ce li abbia. E non l'hai fatto. Quindi, per me, a me quest'uomo continua a farmi una tenerezza enorme. Detto ciò, il problema non è che si è risolto, eh. Cioè, per me comunque dovrebbe essere comunque esonerato per quello che ha fatto in quelle quattro partite, perché se mi batti l'Inter e perdi col Parma e pareggi col Torino al 97esimo e contro il Liverpool fai la figura di merda, per me non è che si risolve tutto col derby. Certo, devo dire che il derby aiuta a cambiare un po' il giudizio, però il problema rimane. L'ultima cosa che voglio aggiungere è su quei due o quei tre lì dell'Ave Maria che ho visto ieri sera esultare. Io continuo a pensare che voi emozioni così come abbiamo provato noi, come abbiamo provato, come ho provato, continuo a provare io adesso, però come le avete provate voi dallo stadio non ve lo meritate assolutamente, a gratis, al calduccio, col culo seduto, mentre io, per la paura che mi avete messo voi seduto così in macchina ad aspettare la mia fine, che poi alla fine non è arrivata. Non ve lo meritate, cioè almeno io non merito di aver perso 500 euro di essermi goduto il derby e voi di essere lì sopra a godervi questo spettacolo. Voi non ve lo meritate, non ve lo meritate, e continuo a pensarlo che non lo meritate. Quindi la cosa più preoccupante è che adesso questi qua pensano ancora che questa squadra potrà vincere il campionato, ma questa squadra non può vincere il campionato lo stesso. Però questo era quello che ci serviva, questo era assolutamente quello che ci serviva. E mi auguro veramente che da qui veramente si deve ricostruire una stagione, perché sono questi i segnali,
sono questi gli scossoni, sono questi gli episodi, e tutto quello che vuoi, perché ieri non abbiamo vinto per gli episodi, ieri abbiamo vinto meritando. Abbiamo vinto meritando. Un'altra roba, devo fare i complimenti a una persona che io detesto proprio come allenatore, per me è un mediocre, Simone Inzaghi, perché lui non l'ha mai detto una volta. E ieri sera invece l'ho sentito, ha detto: il Milan ha meritato di vincere. Ha detto: ha meritato di vincere. La prima volta, è la prima volta che lo dice. Gli posso fare anche i miei complimenti, perché è sempre stato uno spiace, piange, non lo meritavamo, fallo su Sanchez, ce lo ricordiamo. Ieri invece si è presentato davanti ai microfoni e ha detto: il Milan ha meritato di vincere. Bravo Simone Inzaghi, hai fatto dei passi avanti, nonostante per me tu comunque rimani un mediocre, perché hai una grandissima squadra a disposizione. Ti sei esaltato, hai vinto, però per me rimani comunque mediocre, cioè non sei un Conte, non sei un Sarri, non sei un Allegri, per me non lo sei, perché uno che toglie Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, tutti e tre i centrocampisti, vuol dire che o sei pacato nel cervello o sei pazzo, cioè o non ci arrivi che sei stupido o sei pazzo. Quindi queste robe qua sicuramente non si fanno, a me, per mettere poi Aslani, Zielinski e Frattesi. Tu togli Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan per mettere Aslani, Zielinski e Frattesi. Bravo. Grazie Simone Inzaghi, grazie. E comunque ieri Fonseca se l'è insaccato per bene. Detto ciò, ragazzi, siamo arrivati a 16 minuti. E qua è la goduria di Sesse Gabbia, Sesse Gabbia, Sesse Gabbia, Sesse Gabbia. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. La gola mi sono raffreddato pure. Vabbè, fatemi sapere voi cosa ne pensate, ragazzi. Sto per andare a morire qui nel parchetto da quel di San Siro, perché siamo praticamente qua, c'è un parchetto, dietro c'è San Siro. Da quel di San Siro è tutto, ragazzi. Siamo 8 punti noi, 8 punti gli altri. Ripartiamo da questa cazzo di vittoria, mi raccomando. Speriamo di non venire adesso venerdì di nuovo a ricominciare tutto da capo. Iscrizione al canale, un bel like, forza Milan sempre, alleluia, sesso e gabbia. Ciao a tutti.